Buonasera a tutti, vi saluta la Console Generale del Messico a Milano, Maria Los Angeles Arriola. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e per seguirci oggi in questa conferenza virtuale Tequila, denominazione di origine emblematica del Messico, a cura del dottore Fernando Cano Treviño, rappresentante del Consiglio Regolatore del Tequila in Svizzera. Il Consiglio è il ente che verifica e certifica il rispetto della normativa ufficiale d'origine e qualità del tequila. Il tequila è un prodotto 100% messicano. Nacque alla città di Tequila nello stato di Jalisco. Da lì l'origine del suo nome. Ed è fonte di orgoglio e identifica il Messico con tutto il mondo. È un prodotto di denominazione di origine controllata riconosciuta dalla comunità internazionale. L'evento di oggi si tiene con motivo della giornata internazionale che ha dichiarato il 24 luglio del 2006 l'UNESCO dei paesaggi di agave patrimonio mondiale dell'umanità. Essendo il tequila un prodotto che proviene da una delle varietà di questa pianta, da lì che noi abbiamo deciso di dichiarare oggi una giornata speciale per parlare di questa importante bevanda che Messico offre al mondo. Nel 2021 la tequila 100% agave ha raggiunto un nuovo record di esportazioni del Messico verso l'Italia, con un incremento del 25% delle sue vendite rispetto al 2020. Il tequila, grazie alla sua qualità, oggi non ha più bisogno di attenuanti come il limone o il sale e deve essere bevuta a temperature ambienti. Allo stesso tempo, è una bevita che accompagna molto bene certi cocktail, ma attenzione, deve essere sempre col tequila bianco. Attraverso l'approfondimento che vi offrirà il dottore Cano Treviño su questa bevanda emblematica, dono del Messico al mondo, spero possiate conoscere un po' di più la nostra cultura e la qualità della nostra bevanda nazionale per eccellenza. Grazie a tutti per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata. Buongiorno a tutti, il mio nome è Cristina Vargas e lavoro nell'area degli eventi culturali del Consolato Generale del Messico a Milano. Sono molto lieta di dare il benvenuto a chi ci accompagna su Facebook. Do altresì il benvenuto e ringrazio a nome del Consolato Generale del Messico a Milano al dottor Fernando Cano Treviño, che terrà la conferenza virtuale in italiano Tequila, denominazione di origine emblematica del Messico, e a chi dopo la presentazione darò la parola. Fernando Cano è laureato con lode in giurisprudenza, con una specializzazione in proprietà industriale presso la Università del Valle de México. Ha ottenuto inoltre una laurea in proprietà industriale delle denominazioni di origine presso il Centro di Studi Internazionali sulla Proprietà Intellettuale di Strasburgo. È da 16 anni che Fernando Cano è rappresentante per l'Europa del Consiglio Regolatore della Tequila, per la sua commercializzazione in Europa, così come la verifica e il controllo degli importatori e degli operatori europei, rientrano queste tra le sue mansioni. È anche responsabile della direzione delle attività di formazione ed educazione sulla cultura della tequila in Europa. Dopo aver diretto gli uffici del Consiglio di Madrid dal 2005 e di Bruxelles nel 2007, nel 2010 si stabilisce finalmente nella sede europea del Consiglio a Ginevra, in Svizzera, posizione che ricopre ancora oggi. Dal 2007 Fernando Cano è membro del comitato esecutivo dell'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro che riunisce le denominazioni di origine, chiamata Origin, che ha sede sempre a Ginevra. In precedenza Fernando Cano ha lavorato come consulente per la proprietà industriale nella direzione delle relazioni internazionali dell'Istituto Messicano della Proprietà Industriale del Ministero dell'Economia in Messico, dal 2000 al 2004.
Il Consiglio Regolatore della Tequila è un'organizzazione dedicata a verificare e certificare il rispetto dello standard ufficiale della tequila, così come a promuovere la qualità, la cultura e il prestigio della bevanda nazionale per eccellenza. Tra le funzioni che Fernando Cano svolge per il Consiglio ci sono la protezione della denominazione di origine della tequila contro l'uso improprio diretto o indiretto, il coordinamento delle azioni legali e delle registrazioni internazionali della tequila in tutto il mondo, la promozione della cultura della tequila in coordinamento con le ambasciate messicane in Europa, l'indagine delle infrazioni e le attività di analisi dei rischi, tra le altre. Passo la parola al dottor Cano, ringraziando a tutti dell'attenzione. Grazie mille Cristina, un ringraziamento speciale al Consolato Generale del Messico a Milano. È un vero piacere esserci qui con voi e soprattutto buon pomeriggio a tutti che hanno avuto il tempo di collegarsi via Facebook. È un piacere avervi qui in questa opportunità per parlare della prima denominazione di origine del Messico, che è il tequila. E ringrazio questa collaborazione con il consulato, perché è molto importante il lavoro che già da tanti anni stiamo facendo nella protezione e diffusione della cultura del tequila a livello europeo, particolarmente il caso d'Italia. E con questo condivido il mio screen per la presentazione del tequila e dare inizio a questa conversazione e presentazione virtuale con tutti voi. E voilà. E qui mettiamo subito la presentazione e immagine. Il giorno di oggi parleremo da un punto di vista molto interessante. Ricordare che il tequila è una denominazione di origine e tutte le denominazioni di origine hanno una bellissima storia e pure de mitologia. E ricordare che il tequila evidentemente non è solamente una denominazione di origine, ma come prodotto di identità è classificato dentro il settore delle bevande spirituoso. Le bevande spirituose, come tutti conoscono, sono collegate alla produzione strettamente agricola, in questo caso a una bellissima pianta che è l'agave tequilana Weber, varietà blu, e questo settore delle bevande spirituose e le denominazioni di origine, questo legame molto importante con l'agricoltura determina la qualità, la sicurezza e la reputazione di questo magnifico prodotto messicano che è il tequila. Oggi parleremo particolarmente della storia e la mitologia del tequila e per iniziare il tequila è collegato al settore agricola, al settore molto importante per la produzione del tequila. La pianta unica per l'elaborazione del tequila si chiama agave, agave è conosciuto in tutto il mondo, evidentemente da tanti anni, dalla epoca preispanica. Messico già era conosciuto per il mais, il cacao, il pomodoro, ma questa pianta magnifica deriva dalla parola greca agavos, che significa notevole o ammirevole. E già c'è una lunga storia da quella epoca lì, nell'epoca del Messico preispanica, perché abbiamo dei dati che queste bevande alcoliche, come il pulque, che è stata una bevanda, diciamo, collegata alla tradizione preispanica dal Messico, sono state prodotte da questa pianta, da una varietà diversa dell'agave blu, l'agave salmiana, fino a 300 anni avanti Cristo. C'è una lunga storia, una denominazione d'origine con
lunghissima storia, in questo caso parlando del tequila. Evidentemente in quelle anni lì non era il tequila come conosciamo adesso, e l'approccio, il ruolo che aveva il tequila in quelle anni lì avevano un ruolo sociale e religioso. Inclusive da quelle anni lì il tequila fu presentato con dono a diverse divinità, la divinità più importante per l'elaborazione del tequila, conosciuta come Mayagüel. È molto importante parlare che il tequila, in questo caso il legame con questa bellissima pianta, l'agave tequilana Weber, varietà blu, è collegato alle specie agave tequilana Weber, varietà blu, originaria della regione del Rio Grande. Il Rio Grande è sempre collegato alla regione della produzione del tequila nello stato di Jalisco, coltivata da più di 3500 anni fa. Pensate quanto è lunga la storia di questa pianta endemica della regione del Messico. Dobbiamo capire, cari amici, che la pianta e l'agave per sé lo conosciamo in tutto il mondo adesso, perché grazie agli scambi commerciali l'agave ha potuto arrivare fino in Asia a livello europeo, in Spagna e in Italia, ma la pianta è una pianta originaria e endemica della regione del Messico. Messico occupa il primo posto nel mondo a livello della biodiversità di queste piante, che abbiamo più di 250 varietà diverse di questa bellissima pianta. E evidentemente in quegli anni lì l'elaborazione di queste bevande fermentate e la sua cottura è una fonte per ottenere zuccheri per gli alimenti, per alimenti e il consumo di succo fermentato. Grazie a un studio di García Mendoza del 1998, un ricercatore dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, abbiamo, insisto, di studi della lunghissima storia e la presenza del bellissimo agave nella regione de Jalisco. È molto importante perché qui, insisto, stiamo parlando dell'storia, del legame di questa bellissima pianta, e in quegli anni lì la civilizzazione avevano la parola mezcali, che significa agave e cotto. Praticamente la parola mezcal, in questo caso il metal, significa agave, e il scali proviene del nome di la cottura, che in questo caso in quegli anni lì la cottura si lavorava a base di forni di pietra molto antiche, ma da lì proviene la parola mezcal, perché pure prima di avere il nome come lo conosciamo adesso del tequila, nel secolo XVII secolo, la parola tequila non si conosceva, si riferivano alla bevande spirituose come il vino de mezcal, e perciò è importante capire che il nome che origina del Nahuatl, la lingua dei preispanici, di Aztechi, proviene della parola mezcali, come abbiamo spiegato. Ma molto importante perché la pianta per sé, l'agave, già l'avevo scritto il padre José Acosta. L'agave, il maguey, è proprio un albero delle meraviglie, perché da questa pianta, prima di utilizzarla e di prendere i succhi di la pianta, si utilizzava per tante altre elaborazioni. Si è utilizzata come cenere, le fibre per i vestiti, per la costruzione delle case, molto recentemente evidentemente si utilizza le fibre dell'agave pure come combustibile e come sapone. C'è una lunghissima storia e un legame, insisto, con la pianta, catalogata già da quelle anni lì come la pianta
è l'albero delle meraviglie. È molto importante perché, come conosciamo adesso il nome, no, come mescali o come metal, è il nome scientifico praticamente conosciuto adesso per l'elaborazione del tequila, la materia prima, il nome di agave è stato già scientificamente reso noto negli anni del 1753 dal naturalista svedese Carlos Linneo, che lo ha preso da questa etimologia della parola agave, dal greco agaves, che significa meraviglioso e notevole. E con questa breve introduzione dalla presenza e dalla importanza e dal legame stesso dell'agave con le antiche civilizzazioni messicane, non possiamo dimenticare di parlare della mitologia azteca. E questo personaggio, questa dea della mitologia azteca collegata all'elaborazione del tequila, si chiama Mayahuel, conosciuta come la dea della fertilità, una divinità femminile associata alla pianta dell'agave blu. Questa è una parte molto importante dentro della storia della mitologia del tequila, dove in questa storia ci sono altri due personaggi. Il primo personaggio, il personaggio più cattivo di questa storia, questa leggenda di Mayahuel, è Sinsinitul. E questa stella malvagia, dea delle tenebre, che è la nonna di Mayahuel, è molto cattiva. E Sinsinitul divora ogni raggio di luce solare, obbliga gli indigeni a fare sacrifici umani per compiacerla, e questa situazione evidentemente portava molta tristezza agli uomini e alle donne di quell'epoca lì. E l'altro personaggio che è collegato a questa bellissima leggenda di Mayahuel è Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, conosciuto come serpente con le piume, il dio creatore, ascende in cielo per distruggere a Sinsinitul, di evitare questa tristezza che lei causava a tutte le persone della regione. Ma che succede? Una volta che Quetzalcoatl, questo dio buono, decide confrontare a Sinsinitul, Quetzalcoatl ascende in cielo cercando di distruggere a questa dea cattiva Sinsinitul, ma è successo qualcosa molto bella, perché nel cielo Quetzalcoatl incontra per la prima volta a Mayahuel. Mayahuel, la nipote di Sinsinitul, pure lei si innamora di Quetzalcoatl, di questo dio maestoso, e decidono, in questo caso Quetzalcoatl decide di liberare della tirannia della nonna e vuole portare, in questo caso, Mayahuel nella terra. In questa storia Mayahuel fugge con Quetzalcoatl, scendendo dal cielo, e si nascondono sulla terra per approfittare del suo amore. Ma purtroppo questa dea cattiva, Sinsinitul, li trova e con un fulmine riesce a uccidere, a distruggere alla bellissima Mayahuel. E da quel posto lì cresce un bellissimo agave sul luogo dove fu sepolta Mayahuel, e le foglie appuntite servono a proteggere la sua tomba. Con queste bellissime foglie di 400 spine, che simboleggiano i 400 segni di Mayahuel, e con questo Quetzalcoatl ritorna in cielo e uccide a questa dea cattiva, questa dea delle stelle cattive, a Sinsinitul, restituendo finalmente la luce del sole alla terra. Ma la storia non finisce lì, perché ogni notte Quetzalcoatl scende dal cielo per piangere la morte, in questo caso, della sua amata Mayahuel. Ma le altre divinità decisero di alleviare il dolore di Quetzalcoatl e dierono a Mayahuel il dono di rallegrare e confrontare gli uomini attraverso i 400 conigli dell'ubriachezza. Quetzalcoatl avrebbe bevuto l'elisir
di agave, di Mayaguel in eterno, e per secoli i messicani hanno estratto e fermentato i succhi dell'agave cercando conforto e sollievo dalle loro pene, come fece Quetzalcoatl. E con questa bellissima mitologia, con questa bellissima leggenda, ci sta un'altra parte importante dell'storia della prima elaborazione del tequila, che è la leggenda del fulmine, perché dobbiamo capire, cari amici, che l'agave per sé è una pianta molto forte, molto robusta, che quando sta nel campo ha un gusto molto particolare, perché è piena di resine, diciamo una pianta che per sé non è facile ad arrivare a toccarla e soprattutto a prendere i succhi di dentro della pianta, ma una notte qualcosa di magico ha successo, perché un fulmine ha capitato, ha toccato una bella piantazione di agave nella regione di Jalisco, e dopo questo fulmine che ha bruciato, che praticamente ha cucinato, ha cotto una bella pianta di agave, quell'aroma, quel profumo più dolce è arrivato fino a dove abitavano le persone, e per le curiosità le persone dell'epoca si sono avvicinati a questa bellissima pianta di agave già bruciata, e hanno comunque, una volta che l'agave e la temperatura non era bollente, sono riuscito a toccarla, e questo bellissimo aroma e soprattutto quel liquore naturale che usciva, i zuccheri del cuore della pianta, hanno capito che per la prima volta il gusto era completamente diverso a come era prima. Non era un gusto minerale che faceva male o che bruciava la gola, era un gusto dolce, era un gusto, un regalo di un dio che ha riuscito a trasformare la pianta a un gusto che le persone potevano utilizzare per edulcorare, per fare più gusti in cucina, per portarlo e per mischiarlo con altri prodotti come succhi di frutta. E da lì in poi questa leggenda del fulmine di agave racconta che grazie alla natura gli uomini si sono avvicinati a questa pianta per la prima volta per iniziare a elaborare delle bevande fermentate. Qui stiamo parlando evidentemente del secolo del XVI secolo, dove evidentemente era una elaborazione molto, molto antica, non ci stavano in quell'epoca lì le alambicche. Diciamo la lavorazione era solamente di una fermentazione naturale, e da lì in poi possiamo dire che una delle prime bevande a base di agave più importante e più antica della storia del Messico è conosciuta con il nome di pulque. Il pulque è una bevanda alcolica fatta dal succo fermentato dell'agave o maguey. È importante ricordare che il termine maguey è stato utilizzato per la prima volta per gli spagnoli chiamavano maguey vista la somiglianza con altre piante che avevano visto nella regione del Caraibe prima di arrivare in Messico. Non possiamo dire che il termine maguey è un termine propriamente del Messico, ma arrivato con gli spagnoli, che comunque avevano questa maniera di chiamare debito alla somiglianza con altre piante, soprattutto per l'elaborazione dell'aloe vera, di altre piante che non erano utilizzate nel Caraibe per l'elaborazione delle bevande alcoliche, ma quel termine maguey è riuscito ad arrivare fino in Messico. L'elaborazione del pulque evidentemente si realizzava, si faceva all'epoca con un'altra varietà, ricordiamo più di 250 varietà diverse di agave che ne abbiamo in Messico, primo paese a livello di biodiversità con questa bellissima pianta che è l'agave, e il pulque si lavora a base di questo agave salmiana. E praticamente viene scavato al centro il succo che ne esce e che viene rimosso quotidianamente da una persona molto importante che è denominato il tlachiquero. Per circa 2 mesi questa due persona, 2 volte al giorno,
ottiene questo acqua miele, l'acqua miele che conosciamo della pianta, per farlo fermentare di maniera naturale. Durante l'epoca preispanica il pulque non era usato e bevuto per tutti, il pulque era usato particolarmente nelle cerimonie e soprattutto dai sacerdoti. E con questa storia dall'epoca preispanica dobbiamo ricordare che l'agave, il pulque, la storia, la magia di questa ermosa pianta e il tequila ha accompagnato sempre la storia del Messico, e adesso entriamo in un periodo molto importante nella storia del Messico, che è il periodo coloniale dal XVI secolo, dove finalmente arrivano gli spagnoli, che permetterà di sviluppare la elaborazione del tequila per la prima volta, forse di una maniera diversa, grazie alle tecniche di destillazione. Già tutti gli spagnoli erano molto molto sorpresi di questa bevanda che si lavorava in quella regione, e con questo posso dire che già se ne parlava il sacerdote Domingo Lázaro de Arregui, e parlava nella sua descrizione della regione della Nueva Galicia, parlava di questa bevanda, il destilado más claro que el agua y más fuerte que el aguardiente. Il destilato più chiaro di l'acqua e più forte che l'acqua vita. Già c'era un legame di una lavorazione di una bevanda alcolica nella regione. Una lunghissima storia, in questo caso, del tequila, che già da diversi studi e diversi sacerdoti raccontavano che c'era una bevanda particolare in quella regione del Messico. E, alla fine del secolo, del XVI secolo, furono introdotti nella Nuova Galizia. Ricordare che la Nuova Galizia è il nome che adesso conosciamo come il nome della denominazione, la regione della denominazione di origine nel stato di Jalisco. Si sono trovati lì i primi alambicchi di rame di origine araba, che finalmente sono stati utilizzati in maniera più formale per l'elaborazione di questi succhi di agave. E con questo si adatta per produrre il vino mezcal ottenuto dalla fermentazione dagli zuccheri del mezcali. E qui che viene un fattore molto importante, qui per la prima volta che avviene la mescolanza della bevanda grazie alla combinazione di cultura tramite Spagna e Messico, e così si trasforma in una bevanda mestisa, in una bevanda, in un incontro di due culture, dove si trasforma l'elaborazione del pulque a lo che possiamo denominare come il vino de mezcal. Gli spagnoli stabiliti in America favorirono tanto l'importazione di vini liquori. All'epoca quel vino de mezcal o le bevande che si facevano in Messico non erano apprezzati, perché evidentemente i re spagnoli volevano all'epoca solamente di esportare i prodotti europei, i brandy, il vino, i prodotti locali messicani dall'epoca non erano apprezzati, e si faceva pure una produzione di la bevanda di una maniera molto regionale, evidentemente non era controllata e fu proibita. E grazie a questo motivo la produzione clandestina aumentò in questo secolo. E era molto difficile per le persone di sviluppare un commercio di questa bevanda o avere un legame per valorizzare già una tradizione legata, in questo caso, alla pianta dell'agave blu. Ma parlando di storia, perché come sappiamo, cari amici e amiche, in questo caso il tequila è una denominazione di origine, ma il nome di una denominazione di origine è il nome di una regione particolare, e in questo caso già da aprile del 1530 la villa di Tequila fu fondata da Cristóbal de Oñate. Comunque stiamo parlando che da più di 400 anni già c'era un legame con il nome di Tequila, che è il nome che conosciamo al giorno di oggi, che c'è proprio un villaggio nella regione di Jalisco, dove si trovano
i più importanti numeri delle destillerie proprio nella regione di Jalisco. E molto importante nel XVIII secolo viene aperto il porto di San Blas ed è l'inizio alla fornitura di tequila, essendo il primo prodotto di esportazione da questa regione verso le nuove colonie spagnole, nel nord-ovest dal Messico, verso le Filippine, essendo scambio con i mercanti dalla nao della Cina e comunque la commercializzazione di il tequila si spassa verso altre regioni e altri territori. E il tequila viene conosciuta, accettata principalmente all'inizio nella città del Messico, più del mezcal proveniente di zone più vicine, ma la qualità di quelle altre bevande è inferiore. Già inizia da quell'anno lì la lavorazione del vino mezcal ad avere una parola molto importante per la denominazione di origine, che è la reputazione. Questa reputazione, questo legame, questa elaborazione già dall'epoca era riconosciuta per una certa qualità di un legame con il territorio, in questo caso con Santiago di Tequila, che questa bevanda era molto più apprezzata con rispetto alle altre produzioni locali. È molto importante José Antonio di Cuervo acquistò l'azienda della Cofradía de las Ánimas, ricca in piantagione di agave, e da lì in poi la storia, la produzione del tequila inizia a lavorarsi di una maniera più stabilita e più seria. Evidentemente durante l'epoca della guerra di indipendenza il tequila è stato lì, i produttori di tequila sono stati presenti in questo periodo storico importante. José María Guadalupe de Cuervo ricevette la prima licenza già dal re Carlo IV di Spagna nel 1795 per stabilire legalmente la taverna di Cuervo. Questo è molto importante perché finalmente già la produzione di tequila non era vietata e c'è un'autorizzazione del re e questo ha facilitato molto alla commercializzazione di tequila in quegli anni lì. Il re Carlo IV di Spagna nel marzo del 1796 diede la risoluzione definitiva ai divieti di produzione di distillati nella Nuova Galizia e con questo le vendite di tequila subirono un aumento non solo in Guadalajara ma anche nel Ceto Alto della Città del Messico e gli Stati Centrali. E, ancora una volta, diciamo, grazie a questa trasformazione storica che ha permesso un'espansione e una commercializzazione del tequila ha facilitato questa riconoscenza di questa magnifica bevanda. Ma che è successo nel periodo della rivoluzione? Un periodo evidentemente molto importante perché l'epoca della colonia ancora c'erano l'epoca coloniale con gli spagnoli. Il tequila, il vino de mezcal era dimenticato, era catalogato dentro di una categoria, possiamo dire, inferiore con rispetto ai prodotti europei e comunque la parte del legame dell'identità del tequila con la popolazione locale, con i messicani, si sviluppa proprio nel periodo della rivoluzione. Una volta destituito Porfirio Díaz, un dittatore da più di 30 anni nel potere in Messico, stiamo parlando della fine del secolo XIX, inizio del secolo XX, è consumata la rivoluzione. Ritornerà per la prima volta il nazionalismo e il gusto per il tequila, e per il tequila rappresentava già un comportamento nazionalista. Il governo favorì l'immagine del tequila come un simbolo dell'Stato messicano. È molto importante in questi anni dopo la rivoluzione, avete sentito parlare soprattutto di personaggi molto importanti a livello di artisti come Diego Rivera, Frida Kahlo, ma soprattutto nella epoca dell'età di oro del cinema messicano, il tequila ha avuto per la prima volta una promozione, era collegato alle storie, era collegato alle tradizioni del Messico nel film. E con questi film messicani degli anni 40 contribuirono
al legame del tequila con un atteggiamento nazionalista e un atteggiamento collegato alla gastronomia e collegato soprattutto alla musica messicana, al mariachi. Comunque questo ha contribuito molto al legame di questa conoscenza del tequila in tutto il paese. E la musica e il film, il migliore promotore del tequila dell'età d'oro, che hanno riuscito ad entrare nelle case di tutti i messicani. È molto importante e soprattutto parte della tradizione dell'elaborazione del tequila è un bicchierino che fino al giorno di oggi possiamo trovare in tutti i diversi bar dell'Europa e del Messico, e il bicchierino per la degustazione del tequila che noi lo chiamiamo caballito. E l'origine di chiamare caballito, cavallino, a questo bicchiere risale ai tempi dei proprietari terrieri che possedevano le piantazioni di agave e uscivano a cavallo a supervisare il lavoro nei campi, e di solito portavano con sé due cuajes, che è praticamente un piccolo bicchierino che similiava a come quello che vediamo in immagine, e portavano queste due cuajes, uno con acqua e un altro con tequila. Ma dopo questa giornata nelle piantazioni di agave, loro dimenticavano di lasciare il bicchierino nella piantazione o nelle case, e girando nel paese le persone chiedevano a queste persone: perché portate con voi questo bicchiere? E loro rispondevano che questo bicchiere era per il tequila, per bere il tequila nel cavallo. E da lì in poi si è sviluppato questa parola più corta per bere il tequila nel cavallito, e da lì in poi il nome del bicchiere ufficiale per il tequila, il primo bicchiere, è stato nominato cavallito. Ma tutta questa storia, in questa presentazione che stiamo raccontando, quali sono i dettagli più importanti da storia, da mitologia, da tradizione, ci sono portati un'identità e un simbolo nazionale come lo conosciamo adesso, che è il tequila. È molto importante il tequila come denominazione d'origine, è stata riconosciuta in Messico dal 1974. Molto importante che da questo periodo qui, da più di 47 anni, con questa riconoscenza, abbiamo un organismo di controllo che si occupa di tutta la produzione e di ispezione, di certificare che tutta l'elaborazione del tequila è di conformità con un disciplinario. E questa organizzazione che voi conoscete già si chiama il Consiglio Regolatore del Tequila, e dentro del Consiglio abbiamo questa unità di controllo e questo organismo di certificazione e laboratori per garantire che questa bevanda unica che abbiamo nel mondo, per dire una cifra molto importante, ogni minuto di tequila si esportano 544,2 litri di tequila nel mondo. Sono stati prodotti 374 milioni di litri di tequila nell'anno scorso, e il tequila è proprio un valore di commercio, di esportazione, collegato sempre a un'attività agricola fondamentale, con l'agave, con l'arte di un jimador, che è la persona che si occupa di trasformare queste agave dopo un lungo periodo in una piantazione per divenire dopo un tequila, grazie a un processo stabilito nel disciplinario di trasformazione, di cottura, di fermentazione, distillazione, maturazione, e che crea questa bevanda unica che conosciamo al giorno di oggi come tequila. E continuiamo, molto importante, raccontando come adesso il tequila è arrivato a un livello di riconoscenza, a un livello di qualità molto importante a livello internazionale. Ci sono stati gli eventi nella storia che comunque hanno permesso questa riconoscenza non solamente del tequila come una bevanda, ma la riconoscenza del prodotto collegato
con un vincolo, con un legame geografico, che in questo caso il tequila solamente si può elaborare in una regione del Messico specifica, in 5 stati della Repubblica, tra Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato e Tamaulipas, 181 diversi municipalità dove solamente lì si può elaborare il tequila. Ma nell'anno di luglio del 2006 è successo un evento molto importante. Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la UNESCO, dichiara il paesaggio di agave e gli antichi impianti industriali di tequila Jalisco e come patrimonio mondiale. La protezione universale è concessa a un'area di 34.658 ettari nella regione del Valle de Tequila, che comprende il municipio di Amatitán, Arenal, Tequila e Teochitlán. Questo elemento di riconoscenza ha sviluppato la possibilità di conoscere non solamente la bevanda, ma se uno viaggia in Messico di turismo, di rimanere lì e di avere un promedio di visitanti annuali di quasi 1 milione di persone propriamente della regione di Tequila, che ha cambiato pure la storia e sono di riconoscenze molto importanti per la diffusione della bevanda nazionale. Questo bellissimo paesaggio di agave blu che vediamo qui, questa pianta, la unica pianta per l'elaborazione del tequila, l'agave tequilana Weber varietà azul, vediamo qui in immagine pure nel fondo il volcan de Tequila, e vediamo queste agavi maturi, perché insisto, per l'elaborazione del tequila c'è questo legame unico, meraviglioso con questa pianta, e questa pianta deve rimanere in questo bel territorio circa di 7 fino a 10 anni per avere la quantità di zuccheri che posteriormente saranno fermentate e destillate per l'elaborazione del tequila. Molto importante questa elaborazione del tequila, abbiamo già parlato che il tequila è una denominazione di origine dal 1974, che il tequila ha un organismo di controllo, che è il Consiglio di Regolazione del Tequila, che c'è un disciplinario, che c'è una storia, e nell'Europa è successo qualcosa molto molto importante nell'anno del 2019. Perché il tequila, vediamo qui nell'immagine, vediamo a vostra destra il commissario dell'epoca di agricoltura, Phil Hogan, nel centro vediamo al viceministro di affari esteri dal Messico, l'ambasciatore Julian Ventura, e al vicepresidente del consiglio regolatore del tequila, Rodolfo González, all'occasione della riconoscenza del tequila come indicazione geografica nell'Unione Europea. Ma cari amici, che significa questo? Che il tequila è riconosciuto a livello europeo come una bevanda con indicazione geografica. Questo significa che il tequila ha una qualità, che ha una supervisione, che ha una tradizione, e che il tequila ha lo stesso livello di protezione che una grappa italiana, che una scotch whisky, che un cognac in Francia, e questo dà molta sicurezza vis-à-vis i consumatori per garantire la qualità, la reputazione, e che l'elaborazione è rispettata con il disciplinario grazie a dei controlli molto importanti che realizza il Consiglio del Tequila in Messico e all'estero. E il tequila è stato il terzo prodotto non europeo in riuscire ad avere questa riconoscenza delle autorità europee. I primi due prodotti non europei che hanno avuto questa riconoscenza sono state Rones de Guatemala, qualcuno di voi ha sentito già parlare del Rones de Guatemala, e il Pisco del Perù ha avuto quella riconoscenza della Commissione Europea, questa riconoscenza
a livello europeo, e il tequila è arrivato a avere questa riconoscenza, insisto, molto importante, che ci ha permesso di controllare se troviamo di prodotti che non sono conformi con il disciplinario delle aziende che vogliono utilizzare senza l'autorizzazione del consorzio, e soprattutto, cari amiche e amici, senza l'autorizzazione del governo messicano, perché il governo messicano è il titolare della denominazione d'origine, e ogni produttore di tequila, per avere la possibilità di utilizzare il nuovo tequila, hanno bisogno di un'autorizzazione del governo messicano e evidentemente il controllo del Consiglio di Regolazione del Tequila. E grazie a questo riconoscimento siamo riusciti ad avere un controllo più chiaro nel mercato europeo. È molto importante, stiamo parlando d'Italia, tan solo nell'anno 2020, evidentemente il mercato più importante a livello di esportazione del tequila sono stati gli Stati Uniti d'America, con più o meno 254 milioni di litri di tequila, ma molto importante l'Italia, perché l'Italia rappresenta, dobbiamo ricordare che a livello europeo abbiamo più di 3.500 denominazioni di origine tra i vini, tra i formaggi, prodotto dell'agricoltura riconosciuti come il prosciutto, per esempio, prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, dei vini prestigiosi europei, francesi e spagnoli, è proprio un settore dell'economia che in questo periodo difficile che stiamo ancora vivendo per la pandemia, e grazie a questi prodotti, l'esportazione di questi prodotti nel mondo, siamo riusciti a andare avanti, a generare lavoro, a generare un commercio di qualità per questi prodotti collegati al territorio. Molto importante, Italia occupa, in questo caso a livello di importazione del tequila, è il posto numero 9 nel mondo, e tan solo l'anno scorso Italia ha importato diretto dal Messico 1.436.675 litri di tequila. Italia è un mercato molto importante, perché ci stanno tantissime persone mixologist che lavorano al più alto livello, a livello di creazione e utilizzazione del tequila, perché dobbiamo capire che il tequila è un mondo sumamente complesso, un mondo sumamente ricco, irresistibile, dirò pure poderoso, nel senso che c'è una varietà di due categorie di tequila e tequila 100% di agave, e queste due categorie hanno cinque classi diversi di tequila, dal tequila bianco, il tequila reposado, il tequila joven reposado, añejo y extrañejo, e questo ancora non è molto conosciuto. E la possibilità di degustare queste tequila imbarricate, che è comunque una pratica più recente, ma ci sono tante virtù e tante possibilità a livello organolettico di degustare e assaggiare un tequila come aperitivo, di fare un food pairing, di fare un maridaggio con un tequila, con un pesce, un tequila bianco, un tequila reposado con una carne, un tequila extrañejo con dolce per finire un pasto, e è diventato che il tequila adesso è conosciuto come un prodotto, come una categoria di spirits molto apprezzata e molto refinata. Refinata perché stiamo parlando di storia, che abbiamo visto una lunga storia dall'epoca preispanica, dall'epoca dell'indipendenza, dall'epoca della rivoluzione, dal Messico contemporaneo, con l'epoca del ciclo di oro, di cinema, e con il lavoro attuale che stiamo sviluppando con il governo messicano per tutelare una bevanda spirituosa così importante come il tequila. E ogni bevanda spirituosa, nel caso del tequila, ha avuto una riconoscenza unica, che nell'anno 2002, qui vediamo nell'immagine tre bellissimi bicchieri, questi bicchieri che ripresentano le diverse classi di tequila, come abbiamo spiegato: il tequila blanco, che non è barricato, il tequila joven, il tequila reposado, añejo y extrañejo. Abbiamo parlato prima, cari amiche e cari amici, del caballito, ma qui vediamo nell'immagine
per la prima volta il bicchiere di degustazione professionale di tequila elaborato per la Casa Riedel dall'anno 2002 e assaggiare un tequila, bere un tequila in questo tipo di bicchiere diventa molto più complesso a livello organolettico e si apprezza di una maniera molto particolare e molto interessante in questo caso il tequila e le sue diverse classi. E questa bellissima foto è stata presa dal salone di consiglio direttivo, vediamo un'aquila che rappresenta l'identità, questa aquila dal Messico, l'aquila in vuelo che rappresenta un premio, un riconoscimento che il consiglio direttivo dà a diverse personalità che hanno dato lavoro, che hanno dato tanti impegni legati al tequila, e questo è un riconoscimento importante, il riconoscimento più importante che dà il consiglio di tequila. E comunque con questa bella foto plasmiamo, mettiamo insieme a livello visuale, a livello di degustazione, tutto quello che ci sta dietro di questa bellissima denominazione di origine, il tequila. Evidentemente sarò alla vostra disposizione per rispondere delle domande, perché sicuramente il tema è interessante per capire meglio la tradizione e la storia del tequila. Lascio anche il mio email se avete dei dubbi o mi volete scrivere per conoscere di più della denominazione di origine, con molto piacere manterremo il contatto. E prima di finire questa prima parte della presentazione vorrei in questo caso mostrarvi un bellissimo video, un video del tequila che vi racconterà quello che ho provato a raccontarvi: storia, tradizione, legame con il territorio, tequila, bevande spirituose, tequila, prima denominazione d'origine del Messico, e per la prima volta spero riuscirete a sentire la voce del tequila in questo momento. Allora, e con questo metterò in questo momento il video con tutti voi. Un attimo di pazienza. Dobbiamo uscire di qua. Eccoci. Soy conocido en todo el mundo. De hecho, soy uno de los máximos embajadores culturales que ha tenido mi país. Mis raíces se hunden en lo más profundo de una tierra impregnada con minerales que dan fuerza al espíritu que corre por mis venas. Mis abuelos son el agave azul tequilana Weber y el paisaje agavero. Mis abuelas son la tradición y la alegría de mi gente que ama su trabajo. Mi historia se remonta a siglos atrás, cuando los antiguos mexicanos descubrieron por casualidad el milagro de los azúcares escondidos en la savia de los agaves. Desde entonces, muchas fueron las formas en las que hombres decididos intentaron darme el cuerpo, la luz y el sabor que hoy es conocido y disfrutado prácticamente en todo el mundo. En mi elaboración está el azul de un cielo inmenso que se refleja en los ojos de hombres y mujeres buenos. Mi elaboración también condensa el sudor de los hombres que cortan los árboles para ajimarlos en una actividad que podría llamarse un arte. He sido el compañero de los mexicanos en sus alegrías y en sus penas, en banquetes y en lo arduo del final de una larga jornada laboral. Mi espíritu vive en las canciones, en las películas donde los hombres cantan y lloran. No cabe duda
Todas mis bondades vienen de la maravilla que es ver cómo se extienden los agaves en la maravilla de su paisaje, nombrado por su inusitada plasticidad, patrimonio de la humanidad. Soy de esta tierra, y en mi transparente cuerpo se puede ver y sentir el calor de una gente, el sol de un país, la generosidad de una nación. Todos conocen mi nombre, pero nunca está por demás decirlo. Soy el tequila, origen de la mexicana alegría, y tengo nombre y apellido a partir del reconocimiento de la denominación de origen. Soy mexicano, señores, pero soy para todo el mundo, porque en cada sorbo de mí hay un pedacito de un México mágico y profundo, de un país intenso y extenso como su emblemática bebida. Perfetto, e con questo do il microfono a Cristina. Cristina, stai lì? Mi senti? Aquí estoy, Fernando. Ciao. Ciao. Grazie dell'approfondimento sulla storia della tequila, è stato davvero molto interessante e spero che anche le persone che ci stanno seguendo su Facebook abbiano potuto apprezzare questi dettagli che magari non sono conosciuti a tutti. E invece io qua ho un po' di domande da fare. La prima è invece se ci sono state delle conseguenze e quali sono della pandemia sulla domanda della tequila, sulla domanda mondiale della tequila. Questa è una domanda molto interessante, perché evidentemente dobbiamo capire che il settore del commercio del tequila ha due diverse pilari. Uno è il settore on trade e il settore off trade. Riferiamo che cosa significa il settore on trade. Il settore del commercio, evidentemente gli alberghi, ristoratori, barman, è stato un periodo molto difficile a livello economico, ma a contrario senso è la possibilità e la crescita del tequila nel commercio elettronico è stata una questione molto, molto interessante, perché abbiamo avuto delle crescite importanti con rispetto alla produzione del tequila con rispetto all'anno 2019. L'anno scorso, l'anno 2020, ci sono stati prodotti 374 milioni di litri di tequila, e con queste cifre molto, molto importanti sono stati esportati a livello mondiale 286 milioni di litri di tequila. Molto importante, la produzione del tequila non si è mai fermata, pure con la situazione della pandemia più importante all'inizio di quest'anno. Perché? Perché il tequila è un'industria collegata all'agroalimentare, e il governo, e ringraziamo pubblicamente al governo federale dal Messico, al governo dello Stato di Jalisco, perché per esempio nel caso della birra, per un periodo breve non potevano continuare a fare la sua produzione per le ragioni che conosciamo, motivi di sicurezza, eccetera. Ma nel caso del tequila, paradossalmente, è stata una crescita a livello di cifre di esportazione. Le persone, i consumatori volevano avevano questa aspirazione di avere una bottiglia di tequila di qualità a casa, che prima della pandemia era la possibilità di assaggiare e degustare un tequila in un bar con gli amici. Noi evidentemente come consiglio direttivo lavoriamo tantissimo per promuovere una consumazione responsabile del tequila, ma in questo caso in la pandemia le persone tramite il commercio elettronico e a livello di esportazione, soprattutto negli Stati Uniti di America, le cifre hanno cresciuto. E con questo concludo, a livello europeo il tequila
non ha avuto la stessa crescita che negli Stati Uniti, perché di solito si esportano quasi 20 milioni di litri di tequila annuale, ma adesso in questo periodo stiamo vedendo che il mercato si sta dinamizzando molto, soprattutto perché Europa conoscono tanto della cultura delle bevande alcoliche, dal vino, dai spirits, e i consumatori hanno molta curiosità per capire meglio la categoria del tequila 100% agave, e particolarmente il caso d'Italia con queste 1.436.000 litri di tequila esportati nell'anno 2020, è uno dei paesi più importanti, ripeto, a livello europeo dopo l'Inghilterra, a livello della preferenza del consumatore per il tequila 100% agave. E non riesco a sentirti, Cristina, non ti sento. Mi sentite adesso? Dicevo che ci fa piacere sapere che l'Italia è il secondo paese a cui piace la tequila rispetto in Europa. E io volevo chiederti un'altra cosa. Allora, questo parte dalla mia esperienza personale, convivendo con altri italiani magari. Capita spesso di notare che si confonda molto il mezcal con la tequila, nel senso che ho sentito magari persone dire che questo è il tequila col verme o cose del genere. Cioè, volevo un po' chiederti, non sono esperta, da una persona che non è esperta, ma magari piace comunque bere la tequila, di un po' formarci da questo punto di vista e come magari renderlo più chiaro, soprattutto agli italiani, a cui anche loro, come hai detto bene te, piace molto la tequila, altrimenti non sarebbe posizionato al secondo posto. Niente, dai, vorremmo sapere come fare, ecco. Grazie Cristina, questa è pure un'ottima domanda, nel senso che dobbiamo capire che in Messico abbiamo già 18 denominazioni di origine. Ricordo che a livello europeo ci sono quasi 4.000 denominazioni di origine, nel mondo ci sono 9.000 denominazioni di origine. Sì, per esempio, di quel nome Champagne, di quel nome Pisco, Ron de Guatemala, vino da Napa Valley della California, c'è quel richiamo con il territorio unico e magico. E adesso non ci stiamo solamente parlando di un prodotto o di una riconoscenza europea, come si crede adesso, e il tequila, insisto, è stato proprio la prima denominazione di origine dal Messico, da 1974, e sono passati 20 anni per avere una seconda riconoscenza di un'altra denominazione di origine, che, come dici bene, è il mezcal. Tutte e due sono nella categoria delle bevande spirituose. Ma qual è la differenza? Se parliamo di una denominazione di origine, dobbiamo capire che ci sono delle regioni diverse. Abbiamo parlato in questa piccola introduzione, in questo piccolo corso, che per il tequila abbiamo bisogno di una materia unica per la sua elaborazione, e non è perché noi decidiamo quella materia prima, quello è stabilito in un disciplinario di produzione, che per il tequila si utilizza solamente una varietà, che è l'agave tequilana Weber Variedad Azul. E si aggiungo, dopo la materia prima ci sono metodi tradizionali di produzione stabiliti in questo disciplinario, che alla fine riescono ad avere un prodotto e una bevanda spirituosa con le caratteristiche organolettiche diverse. Se noi compariamo un tequila con un mezcal, a livello organolettico sono dei prodotti diversi. Il mezcal è una denominazione di origine che si produce, la produzione si lavora in un'altra regione e non nella stessa regione del Messico, nella regione di Oaxaca, Zacatecas, Guerrero. È una regione molto ampia, solamente per la produzione del tequila
sono la regione dei 5 stati della Repubblica Messicana, ma si devo rispondere precisamente, sono due bevande destillate diverse, due materie dell'agricoltura diverse, perché nel caso del mezcal si possono utilizzare diverse varietà di agave, e questo fa anche un prodotto, insisto, organolettico diverso, e pure il metodo, perché nella cottura, per esempio nel caso del mezcal, ancora si utilizza una cottura a volte sottoterra, utilizzando certe forni, che alla fine il prodotto può diventare un po' più affumicato a livello organolettico con rispetto al tequila. È vero che tanti anni fa il mezcal utilizzava un piccolo berme dentro il prodotto, che adesso non è utilizzato più, perché loro sono pure riusciti a migliorare la produzione del mezcal utilizzando di alambicche, raffinando il prodotto, diventando ancora più interessante a livello organolettico, rispettando tutte le norme, perché è molto importante quando si parla di questi prodotti, innanzitutto come consumatori, di esserci sicuri che stiamo vivendo un prodotto certificato. Il tequila non è un prodotto generico, si di fronte a un'etichetta di tequila c'è le parole CRT, Consiglio di Regolazione del Tequila, e quattro numeri vicino alle lettere N o M, significa che noi identifichiamo il nome del produttore, significa che dietro quella bottiglia di tequila c'è una tracciabilità e c'è un controllo specifico, e perciò raccomandiamo sempre ai consumatori di innanzitutto non abusare del consumo, sempre un consumo responsabile, e soprattutto se avete il tempo nel bar, nel supermercato, nell'e-commerce, vedere con molta calma che questi due elementi sono dentro l'etichetta. Non comprare mai una bottiglia di tequila che non dica tequila, per esempio, che utilizza solamente un'immagine del Messico, un cactus. Abbiamo visto che il tequila non ha niente da vedere con un cactus, disturba pure immaginare, perché abbiamo quell'arte della lavorazione grazie a una materia di una pianta unica che è l'agave, e dobbiamo sempre assicurarsi di questi elementi, diciamo, di informazione iniziale per riuscire a identificare le qualità autentiche. Grazie Fernando, proprio quello volevo chiederti, mi hai anticipato con la risposta, anche perché effettivamente capita a volte di trovarsi con delle bottiglie che sembrano non essere tequila, oppure di non esserlo al 100%, e quindi volevamo sapere come poter capire se veramente era tequila al 100%. Come ci hai detto, infatti ti ringrazio molto per questa indicazione. Allora, io volevo concludere chiedendoti un'ultima cosa. Ci sono dei cibi particolari di origine italiana che magari si possono abbinare? Lo so che magari ce ne sono tantissime, però magari c'è qualcosa che può trarre il meglio della tequila per i nostri amici italiani che ci seguono, magari per diciamo prodotti raggiungibili e non per forza sale e limone, perché questa è una diciamo che è una leggenda che poi comunque tuttora si fa, però va bene, e volevo un po' chiederlo a te se c'era qualche consigli, qualcosa, qualche cibo in particolare magari per assaggiare magari la prossima volta con la tequila. Grazie Cristina, questa è una ottima domanda, senza dubbio. Devo dire che noi dal Consorzio del Tequila, l'Italia è un esempio, l'Italia, ripeto, è un esempio mondiale nell'eccellenza agroalimentaria, dall'industria del vino,
dall'industria delle denominazioni di origine e come consorzio del tequila abbiamo sviluppato di collaborazione, di cooperazione molto importanti e con altre bevande italiane conosciute in tutto il mondo, dove proprio il mercato del Messico è molto interessante, molto importante per questi prodotti italiani. E devo menzionare dei casi di denominazioni di origine italiane dove il tequila siamo soci, abbiamo degli accordi di cooperazione che abbiamo sviluppato con il prestigioso Prosecco, abbiamo un accordo di cooperazione con il consorzio del Parmigiano Reggiano eppure abbiamo sviluppato una collaborazione molto importante con il consorzio di prosciutto di Parma e questi nuovi già si riferiscono alla qualità. E grazie a queste collaborazioni siamo riusciti a presentare il tequila nelle ferie agroalimentari più importanti d'Italia. Si vi dico il nome del Salone del Gusto, subito uno pensa a Torino, si vi dico il nome di Cibus rappresenta la feria agroalimentare più grande forse dell'Europa, a Parma, dove noi come consorzio abbiamo presentato per la prima volta di abbinamenti con il tequila e è possibile, dobbiamo insistere che il tequila per lavorare così complesso, così difficile, che c'è sta tanto tempo dietro della pianta, dei lavori degli agricoltori, di quelli che lavorano nella destilleria per bere un bicchiere solamente di un colpo, diciamo prendiamolo con calma, il tequila si condivide, il tequila si abbina perfettamente per esempio in aperitivo. Abbiamo sviluppato una collaborazione molto importante con il consorzio del Parmigiano Reggiano e abbiamo fatto una degustazione orizzontale con diverse stagionature del Parmigiano Reggiano, per esempio con un Parmigiano Reggiano del 12 mesi, un tequila bianco che ha un gusto minerale, che ha un gusto degli agrumi e che ci porta e che ci abbina bene con quella salinità propria del formaggio parmigiano più giovane. Ma se per esempio in un parmigiano un po' più invecchiato, un 24, un 36 mesi, dove la nota lattica del parmigiano si trasforma in una nota più burrosa, una nota più dolce, si può abbinare perfettamente con un tequila riposato, che è un invecchiamento giovane per il tequila. Un tequila riposato significa che è stato messo in una barrica da 2 mesi a un anno, ma la categoria che segue è superiore, che un tequila añejo, la differenza con il riposato è la capacità della barrica. In questo caso un tequila añejo, la barrica e la capacità massima sono 600 litri e qui abbiamo un bouquet di delle note più interessanti a livello di frutti, a livello di aromi di cacao, a livello di aroma di tabacchi, a livello di aroma di caffè e questa varietà di tequila si può abbinare perfettamente con un dolce, con il cioccolato per esempio, si può abbinare perfettamente con un dolce, una panna cotta che di solito è accompagnata con un po' di mermelata, di frutti del bosco, e va benissimo come dopo pasto, pure un ottimo digestivo e comunque se dobbiamo pensare a un abbinamento tramite denominazione di origine, è stato il primo esempio che mi è venuto in mente, un parmigiano giovane con un bicchierino di tequila bianco, un parmigiano più invecchiato, 24-36 mesi, possiamo pure assaggiarlo con un tequila più complesso, riposato o extra añejo. E se prendiamo un altro prodotto, un prosciutto di Parma, che il gusto carnico già è più persistente, appepato, raffinato e elegante, per esempio un tequila riposato può andare pure bene con una degustazione di tequila. Evidentemente in Italia, come in Messico, c'è una fortissima cultura del peperoncino. Se pensiamo in Calabria, c'è proprio il festival del peperoncino, che fa parte della cultura, a Napoli e tanti regioni dell'Italia dove si cucina è molto spezzato, molto forte e per calmare un po' questi gusti appepati al peperoncino forte, bere un tequila riposato può esserci un abbinamento perfetto. Soprattutto in questa estate dobbiamo dire che siamo
molto felici perché l'estate finalmente ci sta permettendo un po' di libertà, perché no assaggiare un cocktail di tequila? Il cocktail, uno dei cocktail più venduto e più apprezzato nel mondo è la margarita. In questa presentazione non abbiamo parlato a dettagli della margarita, ma è un cocktail che ha un'istoria di tantissimi anni, di 50-60 anni fa, dove è stata elaborata la prima margarita in Acapulco. Comunque l'abbinamento del tequila con il Cointreau, con il licore di arancia, un tocco di limone o una margarita fresca, solamente tequila bianco, siroppo di agave e limone, ghiaccio, molto facile di fare, refrescante, questo con un'insalata di aperitivo, di elementi freschi, pesci, pomodori, per esempio, che uno mangia questo tipo di prodotti più facilmente d'estate, come antipasto, come aperitivo, pure la diversità che c'è il tequila non solamente nella sua degustazione liscia, ma soprattutto in tutte queste creazioni che in Italia voi siete fortissimi a livello di mixologia. Questa margherita è un cocktail che comunque ci sta portando fino al giorno di oggi a conoscere di più come possiamo apprezzare questo gusto e la magia del tequila. Con questo concludo, Cristina e amici. Il tequila è una delle uniche bevande spirituose che ha un legame unico della pianta con il prodotto finale. Se voi non avete avuto la fortuna, io spero pure di andare presto in Messico, ma la virtù del tequila, quando uno assaggia, quando uno annossa il tequila, si può sentire questi aroma di agave, questo profumo, quando il tequila sta tagliato in due e si cuoce nel forno, questi vapori di agave cotto ci stanno nel prodotto finale. Perciò noi diciamo che bere il tequila è bere una piccola parte, una goccia della cultura del Messico. Grazie Fernando, ci hai teletrasportati tutti, penso un po' in Messico con quest'ultimo punto di riflessione che ci hai dato. E sì, concludiamo e ti ringrazio tanto per questa interessante conferenza. Speriamo magari, se ci sono altri punti da sviluppare, speriamo di farne una magari più avanti per i nostri amici. E niente, ringrazio chi ci ha seguito e invitiamo sempre i nostri amici di seguirci anche nei prossimi eventi che faremo, e vi ringraziamo tutti. Grazie Fernando. Grazie mille a tutti per l'attenzione e grazie ancora una volta all'ambasciatrice e alla squadra di tutto il consulato, soprattutto a voi che siete dietro tramite Facebook, che avete avuto il tempo di sentire un po' del Messico attraverso il tequila. Muchas gracias. Ciao, ciao, grazie. Ciao.